La silvicoltura italiana ha visto aumentare il proprio costo di produzione a livelli elevatissimi, oltre 1,50 euro al chilogrammo di carne. Pertanto la sofferenza fino al mese di agosto 2011 è stata enorme. Fortunatamente in questi ultimi 60 giorni abbiamo visto il prezzo riprendersi e oltre 1,55 euro. Strano rose, vedremo il futuro. Perché purtroppo quel che sono le difficoltà strutturali della nostra agricoltura permangono. La prima di tutte è la forte frammentazione fra i produttori nel comparto e nella vendita dei loro prodotti nei confronti dei macelli. Il secondo elemento negativo è la eterogeneità delle qualità delle carni degli animali che vengono venduti e ceduti al macello. Pensate che il 28% delle cosce che dovrebbero essere DOP non vengono marcate DOP, proprio perché vengono scartate sia per quanto riguarda il peso o troppo alto o troppo basso, ma anche per i difetti strutturali che in esse sono contenuti. Pertanto si auspica che ci sia la maggiore attenzione e verso una individuazione di linee genetiche che permettono di ridurre questo costo di produzione. E poi, da un punto di vista di mercato, perché non cercare di controllare la quantità di produzione delle cose degli animali del circuito DOP? E per questo, perché non pensare di diversificare anche la produzione del suino italiano verso altre tipologie di animali?